Ciao, oggi iniziamo con una ricetta di origine libanese e quindi ho pensato di portare un piatto tipicamente libanese, il muhallabieh, che è un dolce, in versione italiana, quindi risotto. Gli ingredienti sono naturalmente il riso, il burro per mantecare, i fiori di rosa, i pistacchi, la cipolla, acqua di rose e acqua di fiori d'arancio. Poi abbiamo pane arabo e olio per friggere. Il procedimento è semplice, si inizia con il metodo classico del risotto, quindi tosteremo il riso. A parte ci sarà la cipolla che verrà rosolata lentamente e un brodo leggero, in questo caso vegetale. Preparo la cipolla che servirà sia per il brodo che per il risotto. È importante fare una tostatura a secco come si fa con le spezie, perché altrimenti nell'olio, nel grasso, nel burro andrebbe a friggere il chicco e quindi si rovinerebbe. Quindi adesso è caldo. Quando iniziamo a vedere che il riso inizia a diventare perlato, bianco, un po' traslucido, vuol dire che è tostato al punto giusto. E possiamo iniziare ad aggiungere il nostro brodo. In modo abbondante, perché tanto il riso poi non va mescolato solo in fase finale. Diamo una leggera mescolata in modo che sia tutto bene omogeneo e contiamo i nostri 15 minuti. La nostra cipolla intanto continua a cuocere, deve addolcirsi, deve cambiare colore. Nel frattempo prepariamo la salsa di pistacchio. Quindi aggiungiamo i nostri pistacchi e un po' di brodo e andiamo a frullare. Quando vediamo che la consistenza è così morbida, vuol dire che va bene. Il riso adesso è un terzo di cottura. Andremo poi a terminarlo nella terza fase, alla fine, con la cipolla che avrà preso sapore e con le nostre acque profumate che andranno a dare il tocco medio orientale al piatto. Quando vediamo che la cipolla inizia a caramellizzare un po' troppo, aggiungiamo un filo di brodo, altrimenti andrebbe a bruciare. La cipolla adesso è perfetta, è caramellizzata, è morbida, traslucida. Andiamo ad aggiungerla direttamente al riso. Adesso passiamo all'ultima preparazione che è la frittura del pane arabo. Prendiamo il pane arabo e usiamo solamente la parte esterna. Appena l'olio è ben caldo, possiamo friggere le nostre croste di pane arabo. Quando sono ben dorate e croccanti, poi andiamo a toglierle. Andiamo a salarlo leggermente. Adesso già il risotto sembra pronto, senza neanche aggiungere nient'altro. Ha rilasciato tutto il suo amido, come doveva fare. È cotto al dente al punto giusto. Possiamo andare ad aggiungere i nostri aromi, che sono acqua di fiori d'arancio. Basta un cucchiaino. E acqua di rose. Facciamo andare un attimo e fuori dal fuoco mantechiamo con il burro. Il riso è mantecato giusto, cremoso, possiamo impiattare. La nostra salsina ha la giusta consistenza. Andiamo a distribuirla. Il pane andiamo a sbriciolarlo sopra, facendo dei pezzettini grandi tanto quanto le piccole quenelle di pistacchio. L'ultima cosa sono i petali di rosa che vanno a riprendere la rosa che c'è in piatto. Il nostro piatto risotto muhallabieh è pronto, il nostro viaggio dalla Siria al Libano in Italia. Abbiamo usato un riso varietà Roma, che è la varietà che troverete offerte dai volontari CELIM Milano per aiutare i rifugiati siriani al Libano. Il 14 e 15 maggio vi aspetto.